Di solito si dà importanza ai pacchetti di voti, ai pacchetti di voti che superano almeno le 300 unità. Ma in questa redazione preferiamo soffermarci su quelli che sono i contenuti, le idee e la cultura. A volte facciamo delle eccezioni e quindi in questo caso lasciamo da parte queste ultime cose, ma andiamo ai serbatoi di voto e alle grandi clientele, ossia uno dei maggiori esponenti di tutto questo, il professor Giulio Iudicis. Allora, naturalmente abbiamo preferito in questo lunedì di fine estate partire con un sorriso e ci sono riuscito. Battute a parte, 1º settembre, si può affrontare senza aver paura di nessuno la questione turistica, un bilancio di un'estate rispetto a quelle che sono le potenzialità del nostro territorio. Vogliamo parlare di presenze? Per farlo con una relativa precisione, dovrei essere un esperto del settore. Ahimè, non lo sono. Però ho frequentato il nostro mare, l'ho frequentato sin dal mese di giugno, almeno fino a ieri, 31 di agosto. Io per la verità di gente ne ho trovata tanta, più di quello che probabilmente mi aspettassi. E questo è già un fatto positivo. A dire però degli operatori di settore, queste presenze non sono state presenze numericamente forti e soprattutto non hanno portato quel sollievo alle casse turistiche, quel sollievo che magari il settore si aspettava. È vero, non è vero? Io posso dire che già ieri, sabato 31, Domenica. domenica 31, nel posto dove mi reco, ho fatto un po' di conti con le dita. E mi sono reso conto che le presenze di forestieri erano scese di almeno il 75-80%. Ora, ritengo questo sia veramente un peccato, perché un tratto di terra che dovrebbe essenzialmente vivere di turismo e per molti mesi all'anno non dovrebbe permettersi il lusso di rimanere semivuoto già il 31 di agosto. La responsabilità. Io penso che gli operatori del settore Investano già tanto. ce l'abbiano messa tutto, investano già tanto, eccetera. Probabilmente una spinta da parte dell'autorità municipale, una spinta qualificata, forte, evidentemente non c'è stata. Soprattutto quando vado a rapportare questa situazione con realtà vicine che tutti quanti conosciamo e che non citiamo per non far propaganda a nostro Che non hanno le danno, nostre potenzialità. che non hanno Allora, comunque io le voglio nostre lanciare una potenzialità. provocazione, voglio lanciare una provocazione diretta. La qualità della promozione turistica la possiamo misurare con le presenze che ci saranno a settembre? Perché adesso non è una frase fatta, però ad agosto ormai i turisti vengono quasi da soli, visto che molti hanno case di proprietà, ci sono le classiche comitive della vicina Cosenza, della Campania, che di anno in anno soggiornano, prima 1 mese, ora 3 settimane, 2 settimane, ma soggiornano a Schiavonea e comunque portano anche delle liquidità nel nostro territorio. Ora, settembre e ottobre, perché anche a ottobre spesso si potrebbe fare del buon turismo, soprattutto nelle nostre coste, quante presenze ci saranno? Ma Credo che questo sia un aspetto di fondamentale importanza, prolungare la stagione è turistica. chiaro, noi dobbiamo vivere anche di speranze, però Le piace questo termine ultimamente, speranza? Poi chiederò qualcosa. fino ad un certo punto poi, perché c'è anche Speranza. speranza, perché c'è anche il detto
che così suona, che chi di speranza vive, poi disperato muore. Tipo i tifosi della Lazio. Ma di sport ne capisco molto molto poco. Comunque, voglio dire, se andiamo a fare una misurazione del genere sui dati obiettivi in nostro possesso, probabilmente verrà fuori che il mese di settembre e ancor più il mese di ottobre, in termini di turismo, diranno ben poco. Non dovremmo registrare tante presenze. A meno che, miracolosamente, non sorga un'intesa, non so su quale terreno, tra gli operatori del settore, che io trovo qualificati anche ed agguerriti, tra gli operatori del settore e, come dire, quel settore comunale che governa il turismo. Allora, professore, abbiamo scherzato, abbiamo fatto un gioco di parole. Lei è stato molto, ha apprezzato molto le parole di chi è stato qui qualche giorno fa, proprio in questo studio, il sindaco di Lamezia Terme, Gianni Speranza. Ora, non credo che ci sia particolare vicinanza tra la sua storia politica e il partito che rappresenta il sindaco di Lamezia, candidato alle primarie per le elezioni regionali, ossia Sinistra Ecologia e Libertà. Ma andiamo oltre gli schemi, oltre i partiti e oltre le tessere. Speranza ha parlato in maniera molto dettagliata della situazione che sta vivendo la nostra regione, sulla questione elettorale, e soprattutto non ha lesinato critiche alla sua parte politica. E spesso si cerca di attaccare l'avversario un po' nascondendo quello che succede, non in casa propria ma dalla propria parte. Lei ha apprezzato molto le parole di Speranza. Guarda, ti sarò estremamente sincero. Ritengo che questa intervista a te rilasciata da Gianni Speranza, che persona che io non conosco personalmente, tu debba conservarla nei tuoi archivi, perché potrebbe ritornare utile fra un mese, due mesi, tre mesi, non so quanto, mi auguro presto. Allora, ha detto delle cose estremamente sensate, delle cose che fotografano la realtà della nostra regione, ma soprattutto, mi ha colpito il tono della sua parola. Le ha dette senza scomporsi, senza gridare, senza parolaccia e senza bestemmia. E le ha dette senza mandarle a dire, soprattutto alla sua parte politica, alla sinistra o al centro-sinistra. Soprattutto quando l'ha apostrofata così. Evidentemente un centro-sinistra o una sinistra non è presente nella regione Calabria, perché se fosse presente avrebbe a quest'ora già provocato un terremoto, mentre non ha fatto, manco non ha provocato neanche una piccola scossa. Lungomare di Schiavonea, griglie rotte, buche, transenne con lo scotch e con le corde e, scusatemi il termine, non so come chiamare, donnine allegre che ti accompagnano in quella splendida visione che è il porto con la montagna di spazzatura. Questa è una fotografia, senza enfatizzare, di quello che una parte di Schiavonea offre ai turisti. Io ti interrompo subito perché ti ascolto con dispiacere e perché ricordo che mesi addietro si era non in primavera ma alla fine dell'inverno, da questi microfoni noi abbiamo anticipato e denunciate queste cose. Le volevo chiedere, questo quadro è promozione turistica? Questo quadro purtroppo non è promozione turistica. Noi abbiamo detto da questi microfoni, ricordo, un giorno speriamo che nessuno ci ascolti, perché se ci ascoltano da fuori noi rendiamo un cattivo servizio al turismo. No, non mi ha fatto voglio concludere dire, però. Purtroppo non era una previsione, era un dato di fatto che noi andavamo ad annunciare. Allora, nel lungomare di Schiavonea sono stati posizionati dei cassonetti. Allora si vedono in alcune parti 8 cassonetti tutti in fila, tutti di un verde brillante e tutti apparentemente nuovi, però senza i coperchi, con gli incendi e la puzza che ne sussegue, visto questa situazione. E
neorealismo, impressionismo, o c'è qualcosa che richiama Andy Warhol in volerli posizionare tutti e otto in fila, tutti e otto senza coperchio e tutti e otto apparentemente nuovi, di un verde vivo? C'è una omissione, c'è un difetto che tu, avvocato, chiami invigilando. Ecco. C'è una mancanza di programmazione, perché 5-6 cassonetti non possono stare nello stesso posto. C'è un difetto invigilando, perché chi ha la competenza di guardarsi un po' attorno non dovrebbe lasciare 5-6 cassonetti insieme nello stesso spazio. Senza coperchio. Senza coperchio. Poi dove siano andati i coperchi, questo non. E se per esempio le foto che io ho pubblicato, poi ce le richiede il MoMA e le pubblica. E gliele dai, pazienza. Ma poi esce il comunicato stampa che si complimentano con il MoMA. E a me non, neanche un grazie. Io questo non lo so, però. Nel mentre io posso chiudere anche un occhio sulla situazione del lungomare e dire oggi la situazione del lungomare è così, cioè è negativa, perché ci sono dei lavori in corso, è un'area cantierata, fra 6 mesi, fra 1 anno la situazione sarà risolta. Il problema invece del cassonetto è un problema irrisolvibile, perché vuol dire che è frutto di una cultura dell'igiene pubblica, di una cultura che non c'è. Io ringrazio il professor Giulio Iudicissa, speriamo di poterla avere ancora tante volte per queste piacevoli chiacchierate. Sul fatto dei pacchetti di voto e sul peso elettorale, diciamo che noi preferiamo la schiettezza, la sincerità e la cultura. All'inizio era solo una battuta e comunque purtroppo, grazie ancora. Purtroppo sui pacchetti io non sono stato mai detentore di pacchetti, però ogni qualvolta mi sono presentato al pubblico voto, sono riuscito, grazie a Dio, alcune volte anche a raddoppiare i miei consensi, senza avere una, come dire, una professione che lucra e senza avere una razza, un parentato grande. Bah, evidentemente si è trattato di un miracolo. Però dei miracoli che ogni tanto si ripetono con ciclicità. Mi auguro, un miracolo del genere lo aspetto. Se si dovesse verificare, lo registrerò con piacere. Pubblicamente quantunque, da questi microfoni. Quantunque, so che a qualcheduno potrebbe non fare tanto piacere. Naturalmente ci sarà un boom di turisti per questa stagione estiva settembrina, ce lo auguriamo con tutto il cuore, ma si è lavorato bene e sicuramente arriveranno a flotte. Grazie, alla prossima. Grazie.